Gaeta a Londra, quanto è importante valorizzare le eccellenze del territorio? Io credo che i territori si caratterizzino per le nostre eccellenze, che non sono solo quelle storiche, culturali, paesaggistiche, ma anche quelle neogastronomiche. La capacità in questo progetto è stata di mettere insieme tutti i migliori imprenditori e mi auguro che questo numero cresca ancora di più nelle puntate successive e andremo a Londra a presentare il prodotto Gaeta, anzi il prodotto Golfo di Gaeta con le sue eccellenze. Voglio ringraziare di cuore la Casa Vinicola Ciccariello, il CONAB, che nonostante, voglio dire, la sua attività sia d'indotto, comunque è uno di quelli che ha dato anche molta pressione affinché portassimo a termine questo progetto, di Ciaccio Pasticceria Artigiani, l'azienda agricola Cosmo di Russo, lo chef Davide Orlà e tutti gli alberghi che hanno partecipato, ringrazio Angelo Spinosa che è quello che li ha messi un po' tutti insieme, tutte aziende importanti, Cosmo di Russo con le sue olive, l'olio di Gaeta, la pasticceria di Ciaccio, il vino di Ciccariello, le TL del Conad, andremo a presentarci in grande forma e ovviamente voglio fare un ringraziamento al gioielliere Ciano che spontaneamente ci ha dato un omaggio da poter regalare all'ambasciatore italiano in Inghilterra. Ovviamente tutte persone che amano la città, tutte persone che amano il territorio e noi tutti dobbiamo portare avanti un progetto di internazionalizzazione che sia collegato alla destagionalizzazione. Gaeta non deve essere vissuta solo l'estate, ma deve essere vissuta a 360 gradi, 365 giorni l'anno. Questo lo si riesce a fare se tutta la classe imprenditoriale, tutto il tessuto socio-economico, insieme a Confcommercio, insieme alle altre associazioni di categoria, tutti uniti per portare avanti il prodotto Gaeta. Il mio sogno nel cassetto che oggi andiamo in Inghilterra a portare Gaeta con tutti gli imprenditori locali e nelle prossime organizzazioni, nei prossimi eventi, nei prossimi appuntamenti dove andremo a leggere il mercato più interessante per il nostro territorio e qui intendo il Golfo di Gaeta, avremo presenti anche gli imprenditori di Formia, di Minturno, con il loro albergo, le loro strutture ICT, anche con le loro specialità enogastronomiche. Il Golfo deve rimanere unito e deve ragionare all'unisono perché i nostri concorrenti, lo dico sempre, non siamo noi dei comuni limitrofi, ma sono la Riviera Romagnola, la Riviera Liguri, la Riviera Sorrentina, la Sardegna, la Sicilia, l'Italia è bella ovunque e quindi i nostri concorrenti sono loro.